Ciao a tutti e benvenuti ad un altro nuovo episodio su 7 giorni per morire. Siamo dove ci siamo lasciati nello scorso episodio. Avevamo fallito l'infestazione, eravamo anche morti male, forse, non mi ricordo. Ah no, avevamo mutato un po' di cose in giro, ok. Dovevamo sistemare un attimino, siamo al giorno 14, stasera c'è la luna rossa. Cioè la luna insanguinata. Siamo a livello 34. Qui è a posto. Qui è a posto le cassette dove l'avevo messe. Ok, ne abbiamo fatto un po'. Ci ripariamo tutte le armi, così ce l'abbiamo pronte. Come vestiti ci eravamo fatti i cosi per i non morti. Questi sono tutti mezzi scassati. Ci dovevamo prendere la pasticchetta per far passare la commozione cerebrale. Andiamo a prenderci una missione, tanto per aspettare che arrivi la luna rossa. Vediamo cosa c'ha da offrire Hey al nostro jackass, can I amico. lighten that? Fine, take a fucking look. Just get the fuck Sbagliato, out of io chiedo here. Vania. Allora, c'è un recupero, dai, proviamo a Hey fare jerk, questo. Tanto è what are you mattino, standing dovremmo there riuscire a for? fare in tempo a fare questa eliminazione, anche abbastanza vicino. Cerchiamo di non morirci come dei mentegatti e via. Si impenna con la nostra super spumeggiante motorbike. E si va a fare il Wata, il sacro Wata della leggenda dei Wata, della Tana del Wata. Di prendere anche tutti i libretti, già che un po' che non passiamo, vediamo se ci sono. No, peccato. Questi qui, come detto in un altro, la benzina ce la mettiamo, l'abbiamo fatto pieno e andiamo. Mi scuso se sentite questo rumore, ma viene da fuori, è un allarme, non saprei cosa farci per farlo fermare. Non è il mio, quindi chiedo venia. Chiedo venia. L'avamposto militare. Vogliamo morirci male? Risposta sì, dai. No, dai, questo qui. Proviamo a farlo. In scioltezza, checkpoint, dai. Prendiamo tutto, cerchiamo di non appesantirci oltre il limite. Aspettate. E così forse va un po' meglio. E ci siamo. Lì c'è la nostra dottoressa. Qua forse ce n'è un'altra lì dentro. C'è un G.I. Joe che a sto giro abbiamo frecciato. Qua gli facciamo un bel watà. Prendiamo tutto. Feromone. Qua ci beviamo un po' d'acqua. Così da essere belli performanti. Scassiniamo un attimo anche qua. Ok. Qua watà.
In faccia. Continuiamo la nostra esplorazione qui. Acqua gugù. Ok, sono lì dentro. Una è lì. Qua. Guarda. Ok, questi li abbiamo sistemati senza grossi problemi. Adesso andiamo anche dalla dottoressa. Qui ci prendiamo molto volentieri tutte le armi, ma proprio molto volentieri. Votiamo anche qui. Qui, il Gigio è sceso. Vedete, se non sono iridescenti, li sistemiamo anche abbastanza facilmente. Qui dovrebbe esserci la cassa da qualche parte, no? Sì, forse 7 metri. Ok, la cassa è lì dietro. Adesso vediamo di entrare. Prenderla qua. Ok, dietro. Qui è bloccato, scusate. Manca l'interruttore che in teoria era qua sopra, che non abbiamo visto. Scusate, me lo sono perso. Mi sono perso l'interruttore. Eccolo qui. Ok. Adesso si è aperto il nostro cancello qua. Le riviste ce le leggiamo, manganello, questo ormai è tutto superato, sfasciamo, tanto non ci serve. Qui porta automatizzata, che non so se prenderlo come preoccupazione o che. Qui attiviamo anche questo pulsantino. Smontiamo un attimo la seggiola. Arriva l'amico Fritz e lo rispediamo al creatore. Qui controlliamo ferro, acquetta. Qui non c'è nessuno. Offerta 2 per 1, ragazzi. Offerta 2 per 1. Il sacro Watà doppio 2 al prezzo di 1. Qui. Andiamo a far fuori prima questo. Poi ci concentriamo un attimo sul Gegio. C'è il panzerotto boscaiolo, che è sistemato anche lui. Andiamo dalla coppia poro 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 poppa. Ci prendiamo ancora un po' d'acquetta. Anche il caffè non ci dispiace. Controlliamo al volo gli armadietti, metti caso che ci sia qualche munizione, ecco, tac, ottimo. Colpi per la pistolina, urca. Corvaccio, abbiamo dribblato. Dove sono gli altri? La dottoressa. Tizio in maschera. Non apprezziamo le maschere, c'è una maschera che non ci piace. E tizio salterino che mettiamo a cuccia. Ok, controlliamo un attimo anche qua dentro, che essendo zona militare dovremmo trovare roba buona in teoria. La roba buona. Siamo già sovrappeso però, aspettate. No, mettiamo via tutta sta roba. Questo lo teniamo. Questo lo sfasciamo. Ok, abbiamo recuperato un po' di spazi. Abbiamo recuperato un po' di spazi. Così da scappare un po' più agevolmente nel caso fosse critica la situazione. Questo lo buttiamo assolutamente. Questo
Livello 1 via, questo lo leggiamo e voilà. La valigetta, scusate. La valigetta. La valigetta però è qua. Ok, la valigetta allora la dovremo prendere all'ultimo, sarà nella parte finale. No, noi dove stiamo andando? Mi sono perso. Sono... sono perso, ragazzi, scusatemi. Lì c'è le medicine, c'è la valigetta, facciamo così, facciamo la vecchia maniera. Non so qua dentro come ci si arrivasse, ma noi prendiamo la scorciatoia, ci prendiamo la nostra cosina lì e abbiamo finito. Ah no, dobbiamo comunque liberare l'area. No, noi siamo arrivati da qua. Siamo entrati qui. Ok, siamo andati di qua. Siamo andati avanti. Siamo usciti di qui. Ok, di qui dobbiamo andare di qua. Facciamo il giro. Siamo dietro per vedere se non ci fosse qualcosa di nascosto. Non c'è nulla. Adesso apriamo il cancelletto qui. Fa molto di imboscata sto posto, dove siete? Cani. Ok, cani sedati. G.I. Joe Zata. Però dai, non puoi non morire dopo 27 mazzate in testa. Ok, situazione pericolosa per il momento gestita. Controlliamo piani alti. Piani alti non c'è niente di rilevante. Controlliamo anche un attimo l'autocarro al volo. Munizioni ci piacciono. Qui non sembra esserci niente di particolare. Qui invece sì. Shotgun messi, magari troviamo dei colpi per il pompa. No. Coso tubolare che buttiamo via. Qua ci spariamo la zuppetta così. Per un po' siamo a posto. Qui non mi sembra che ci sia altro. Ok, proseguiamo. Qui si aprono i cancelli. Ok, avanziamo. Qua c'è la porticina. Qui c'era il tizio che ci aspettava. Ma sto giro siamo stati previdenti. Siamo stati più bravi di lui. Un altro po' di benzina. Qui laboratorio, no, di qua no. Ok, era una stanza così tanto per trarci in inganno. Qui abbiamo offerta di nuovo 2 per 1. Questo potrebbe essere un pelino problematico, ma col guata segreto potente l'abbiamo disintegrato. Ottimo, direi, signori. Ottimo, questo lo buttiamo, questo lo leviamo, questo lo buttiamo. Ragazzi, dobbiamo buttare un po' di roba perché siamo troppo pesanti. Non voglio morirci ancora. Niente, come non detto, troppo pesanti, buttiamo via questo. Qui facciamo un'altra
Venda di pronto soccorso, almeno recuperiamo due spazietti qui. Qui attiviamo l'interruttore e la faccenda puzza. C'è pure l'affare finale lì. Ma dai, ma non ci credo. Però siamo sfigati, ragazzi. Cioè, pompa scarico proprio nel momento meno opportuno della storia. Nemico davanti, colpo in canna per sparargli in testa. Vabbè. Va bene, l'abbiamo superata, siamo vivi, va bene così. Anche se poteva andare decisamente meglio, potevamo rischiarcela molto meno. Qui è bloccato, ma c'è l'interruttorino qua. Qua. Prendiamo il bottino dello zio Sam, ci leggiamo questo, facciamo questo, prendiamo questo. Qui, shotgun messia, spero di trovare armi e munizioni serie, perché iniziamo ad essere un po' carenti. Qui buttiamo via il sandwich, via fuori dai cosiddetti. Questo lo leggiamo. Questo 3, 2, 2, no. Questi sfasciamo. Questo lo prendiamo al posto. Posto. Che cosa buttiamo via? Buttiamo via. Cotone, no, buttiamo via le piume e le parti meccaniche. Ci servono, ma non così tanto, ci servono di più sta roba. Qui, una lancia di ferro, questa la prendiamo che ce la vendiamo, ci facciamo così. E qui proviamo a scassinarlo. Proviamo, vediamo se la nostra Gina riesce a scassinarlo oppure no. Poi ci prendiamo una pasticca per il mal di testa perché ovviamente ci hanno inflitto di nuovo lo status brutto. Qui. Vediamo se riusciamo a prendere tutto. Libro. Chiave universale. La chiave universale, sì, la prendiamo, buttiamo via il feromone, buttiamo via questo e le parti per fucile le lasciamo alle parti del collo da caccia, visto che è uno e lì sono due. Oppure la cremina, no, buttiamo via la cremina. Anzi, la sabbia. Ok, ci siamo. Qui sento ancora rumori molesti. C'è lo zombetto qui. Gli facciamo assaggiare la nostra freccia. Freccia tamante. Lì c'è ancora bottino. Questo lo leggiamo subito così siamo a 60, ottimo. Qui scendiamo, andiamo a prendere. Urca, urca, liru, liru. Non so più dove metterla la roba. E cosa buttiamo via? Cosa buttiamo via? Cosa buttiamo via? Lasciamo un attimo lì. Ma qua c'è ancora roba. Vabbè, questa però non è roba particolarmente interessante. Mi interessano più che altro i colpi. Ok, direi che possiamo tranquillamente fare così. Qui si è svegliato un altro. Altri due G.I. Joe, i nostri amici preferiti. E va. Ok, la moto di qua. Mission complete. Vi dico, potevamo prendere anche quell'altra roba? Probabilmente sì, ma non abbiamo più spazio. Quindi ci riteniamo soddisfatti. Qua ci facciamo il nostro caro amato miele. E andiamo a posare di tutto. Ottimo lavoro.
fatto un successo, non si è nemmeno morti, mi ha ripulito completamente, ha trovato un bel po' di munizioni di livello avanzato. E vai così, giù il gettone, si parte ragazzi. Ormai stiamo diventando esperti di convogli militari, tutta roba militare stiamo trovando. Qua, le macchine della polizia le lasciamo stare che se avete visto la precedente serie sapete cosa succede a picozzarle di cattiveria. Qui potevamo provare a cercare del miele, ma ormai siamo ricchi, andiamo a vedere se ce l'ha il mercante, lo compriamo. E sono le 12, forse riusciamo a fare ancora una missioncina, però direi di un livello un po' più basso perché questa qui è stata un po' lunghetta. Ne facciamo magari un recupero di livello 3 al volo e via. Siamo riusciti a lisciarlo col cecchino. Ok, preso, morto. Qui ci riprendiamo tutta la roba che abbiamo messo nella motoretta extra. Non abbiamo preso niente, che siamo dei mentegatti. Usiamo qui la roba in eccesso. Ah, di chiavi universali adesso ne abbiamo 10. Buono, allora lasciamo questo e ci portiamo questo. Abbiamo la chiave universale esplosiva che ci piace di più, ci garba, è più mistica. Mettiamo le modifiche, tac e tac e tac. No, questo va di sotto, vabbè. Questo lo mettiamo qui. Usiamo un po' di medicine che ne abbiamo fin troppa adesso. Vediamo anche le parti per fucili. E qui dovrebbe esserci il resto. La benzina ce la teniamo. Qua ci prendiamo l'acquetta buona. Usiamo quella in eccesso qui. E si va. E si va. Si va, si va, si va. Andiamo a prendere il premiello. Vediamo cosa ci dà Ciccio Pancrazio. I colpi perforanti per il pompo. Ci piacciono. Voto 10, dai, prendiamo le cartucce e direi lo stufato perché come vedete questi ce li abbiamo già, i candelotti non ci sconfiferano così tanto. Qui tutto distante, vediamo grado precedente, un recuperino. Questo proviamo a farlo al volo. E vediamo se lui c'ha qualcosa da vendere di particolare che ci potrebbe interessare. No, colpi del pompa, forse. La sparachioli. Il collo per il cavalletto. La tasca per armatura da uno, ormai mi sembra che ce l'abbiamo. Non c'è niente di che ci interessa particolarmente. Potremmo prenderci forse la Magnum. Stivali da contadino, corsa da nomade. Questi potremmo prenderci. Gli stivali da Well, nomade. there's a fucking door. Why don't you use it? Vediamo un attimo. Vediamo un attimo perché forse li possiamo creare al bancone. Vediamo. Noi adesso che scarpe abbiamo? Ci abbiamo gli stivali da nerd. Stivali. Possiamo far tutti. Di livello 4 per di più. Quindi adesso vediamo un attimo. Quali farci? Di fare quelli da spazzino, se non mi ricordo male c'hanno un buon bonus. Quindi prendiamo un attimo. Allora, dove li abbiamo messi i lingotti?
Qui c'è la pelle. 7 verdi, non ho idea di dove possiamo averle messe. Qui c'è gli altri lingotti. Non ne abbiamo, ok. Dobbiamo. Ok, noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Avevamo messi a fare, vedi? Vedete ragazzi che è servita la produzione. Dobbiamo fare le cassette verdi, eccole qua. 7 verdi, c'era anche i lingotti. E ci facciamo le scarpette, ho detto. Perché non le possiamo fare? No, da furfante no. Abbiamo detto da razziatore. O da ranger. Da nomade. Mi ricordo, vabbè, le facciamo nel prossimo episodio, ragazzi, che anche questo sta andando per le lunghe. Alla prossima e ciao!